copie del suo ultimo pamphlet, Le banche, la moneta e la Costituzione, ce l'ha date gratis, così da poter raccogliere dei soldi e finanziare questa nostra manifestazione. Ci sono ancora delle copie sul furgone, chi vuole si avvicini. Allora, adesso chiamo, ok, poi c'è Enzo Pennetta, chiamo Conarè che non vedo, e do la parola a Tiziana Alterio, che molti di voi conoscono, che accompagna l'amica greca Giorgia Bitaku, che porta dalla Grecia e da Atene la sua solidarietà al popolo italiano a questa manifestazione. Ciao amici, che bella giornata di sole, vero? Allora, io so che per voi, per molti di voi è stato anche un sacrificio essere qui, siete venuti da ogni parte d'Italia. Ma perché siamo qui oggi? Perché nonostante la luce in fondo al tunnel spesso ci sembra lontana e nonostante spesso ci sentiamo scoraggiati, sfiduciati, noi non ci arrendiamo. E perché non ci arrendiamo? Perché probabilmente una forza che è dentro di noi e che è più grande di noi reclama giustizia. Però c'è anche una buona notizia, e la buona notizia, intanto noi siamo finiti in una gabbia, questo ormai lo sappiamo tutti, e come appunto diceva il filosofo greco Platone, siamo finiti in una caverna, schiavi, rinchiusi e imprigionati in questa Unione Europea e in questo modello economico criminale che uccide. Però c'è una buona notizia, come dicevo. E la buona notizia è che la porta di quella gabbia è una porta già aperta, solo che noi non riusciamo ancora a vederla, e al di là di quella porta c'è già un mondo nuovo, una nuova Europa, una nuova idea di paese che ci sta aspettando, dove c'è ricchezza sufficiente per tutti. Grazie. E allora io credo che sia arrivato proprio il tempo storico per iniziare ad avere una nuova visione di mondo, un nuovo modello di società, perché soltanto così riusciremo realmente ad attivare un cambiamento virtuoso. E allora, prima di venire qui, io mi sono posta questa domanda, che rivolgo anche a voi, fatevela questa domanda: ma in che tipo di mondo io vorrei che mio figlio vivesse? In che tipo di Europa io vorrei che mio figlio vivesse? E allora io mi sono data alcune risposte che condivido con voi, sono alcune. Io immagino un'Europa in cui ogni Stato sia sovrano e internazionale allo stesso tempo e sia al servizio della dignità dell'uomo. Immagino un'Europa in cui il nord e il sud vivano rispettandosi l'un l'altro, e non più un'Europa in cui un solo paese, la Germania, detta le leggi dominando in modo aggressivo sui paesi del sud Europa. È un'Europa in cui i beni pubblici, i nostri beni come gli ospedali, siano nelle mani della collettività, in cui le banche siano a servizio della comunità e la moneta ritorni ai cittadini. Un'Europa in cui si fanno investimenti e non si muoia di austerità cieca per assurde regole. Ancora, un'Europa in cui ci sia un'economia umana e di prossimità, che localizza beni e servizi, perché è una follia dover acquistare dei beni che arrivano da chilometri di distanza, magari inquinati, che si ammalano quando noi possiamo essere autosufficienti. Io voglio che mio figlio viva in un paese in cui i nostri meravigliosi borghi siano ripopolati, perché la nostra storia è il nostro futuro. Imprenditori, artigiani, agricoltori facciano di nuovo grande il nostro Made in Italy, senza essere costretti a chiudere o a vendere aziende storiche a multinazionali straniere. Immagino
un'Europa in cui noi, popoli italiani, greci, spagnoli, prendendo finalmente coscienza della nostra grandezza e della nostra storia, perché lo abbiamo dimenticato, riusciremo finalmente a difendere con orgoglio la nostra identità. E non mi stancherò mai di ripetere, come donna del Sud, che identità mediterranea significa cura e rispetto per la terra, significa dare valore al tempo lento, alla bellezza, all'arte, significa amore per le relazioni umane, cooperazione, condivisione, solidarietà, tutti i valori opposti alla competizione disumana di questo modello che ci ha messo invece gli uni contro gli altri e che sta distruggendo la nostra identità. E infine, io immagino un'Europa in cui ci siano più nascite e meno suicidi, in cui si viva e non si sopravviva, in cui ci sia più gioia e meno sofferenza, in cui ci sia meno paura e più fiducia. Allora, voi penserete che questo è un sogno irrealizzabile, che tutta un'utopia, niente affatto, perché ogni cosa che vi ho detto in questo momento ci è stato lasciato in eredità dai nostri nonni, che hanno combattuto due guerre mondiali per consegnarci una Costituzione che è meravigliosa e che ha fatto grande l'Italia nel mondo. E io porto con me sempre una foto di mio nonno che ha fatto due guerre mondiali per consegnarmi un paese libero. E concludo, mi avvio alle conclusioni. E allora noi abbiamo il dovere storico di riprendere quello che ci è stato lasciato per immaginare una nuova evoluzione dell'essere umano. E ci sarà un tempo in cui questo mondo dovrà cambiare direzione, perché non abbiamo altra scelta. Ma la rinascita è vicina e dipenderà però da ognuno di noi. Da per esempio i piccoli gesti quotidiani che faremo, che sono gesti, possono essere gesti rivoluzionari. E dipenderà se riusciremo ad affrancarci dall'idea di avere un padre a cui delegare la nostra vita. È finito il tempo dell'uomo solo al comando. Abbiamo di nuovo fatto questo stesso errore. Ma la sfida più grande a cui noi siamo chiamati è quella di fare una rivoluzione interiore per superare anche i nostri piccoli individualismi e sentirci finalmente parte di una comunità che ha un unico destino e che insieme, pezzo pezzo, riusciremo a ricostruire questa Europa di macerie. Oggi per me è un momento meraviglioso, perché io da anni credo in un nuovo rinascimento mediterraneo che parta proprio, che metta le sue radici in quell'identità mediterranea e quindi dal sud. Noi potremo davvero indicare al mondo un nuovo modello di società. E allora io e noi ci siamo incontrati, varie delegazioni di altri paesi, perché questa battaglia la vinceremo soltanto insieme. Allora io da qui, e davvero concludo, da qui io vorrei lanciare un messaggio di fratellanza e di solidarietà al popolo greco. Un gesto di cambiamento di rotta che passa da noi, dal basso. Io chiedo al governo italiano di cancellare 37 miliardi di debito che la Grecia ha nei confronti dell'Italia, perché così facendo riusciremo finalmente ad avviare anche una seria discussione sul debito, come fu fatto nel 2001, quando fu cancellata una parte del debito ai paesi africani. E così potremo anche ricordare alla Germania che grazie ad uno stesso gesto di solidarietà ne furono cancellati il 50% dei debiti di guerra. Allora, questa è l'Europa umana che io immagino per mio figlio e per le generazioni future. Il popolo sovrano è un popolo libero. Viva l'Italia! Allora, passo la parola adesso a Giorgio Di Taco del movimento Grecia Exit,
poi c'è Conaré qui con noi, darò la parola a lui. Mi scuso con Pennetta che sta qui dietro e parlerà anche lui, gli altri, anche Guido Grossi che si prepari. Vai Giorgia. Salve fratelli italiani, grazie, grazie con tutto il cuore, grazie al nome del mio popolo, per tutta questa solidarietà, per tutto questo amore che ci avete offerto, grazie a questa stupenda donna, Tiziana Alteroi, lei è venuta in Grecia e mi ha aiutato a farvi conoscere la tragedia greca, non vi hanno detto mai la verità. Hanno controllato tutto. Siamo un paese di schiavi distrutto completamente. È una bugia enorme che i numeri si sono migliorati. Non è migliorato proprio niente. Stanno eliminando questo paese che ha dato la storia, ha creato la democrazia, la filosofia, il teatro, l'arte, la vita. Ha dato la vita all'Europa. Lo sapete tutti. Questo stupendo paese è stato il primo esperimento. Adesso però voi sapete, potete permettere che succeda lo stesso in Italia? No! No! E non lo permetteremo neppure noi, perché combatteremo il suo fianco. Combatteremo con voi. E siamo proprio potenti. Lo dovete credere. Io ho portato con me un regalo per tutti voi. Questa qua dentro è la terra di Maradona, questa è la terra del mio paese, questa terra è piena di sangue, 490 prima di Cristo, solamente 10.000 di greci hanno combattuto contro 100.000 di persiani. Se non avessero vinto allora, l'Europa non sarebbe esistita come la conosciamo oggi. Hanno creduto in se stessi perché avevano ragione. Hanno lottato per la loro patria, per la loro bandiera, per la nostra bandiera, per la nostra storia. E sono riusciti a vincere. Non c'è nessuna possibilità che perdiamo questa guerra. Ma lo dovete credere! Hanno proprio costretto i greci a sentire vergogna parlare per la Grecia, per la storia, per la bandiera. Perché chi parlava per la patria era un fascista, un razzista, un nazionalista. Lo stesso fanno in Italia, in Spagna, in Portogallo. Non lo dobbiamo permettere perché siamo orgogliosi per la nostra storia, per la nostra identità. Non c'è vita senza questa identità. 1,5 milioni di greci, dopo il 2015 prima di tutto, che questa splendida donna ha scritto anche un libro sul colpo di Stato di quello periodo, abbiamo votato durante il referendum no, contro il loro terrorismo. Con i media, con i personaggi, con il Parlamento, tutti dicevano che se votiamo di no saremmo morti. Morti siamo adesso, entro questa gabbia che hanno creato per chiudere noi. Il mio popolo però è orgoglioso e forte, ha votato di no, 60% hanno votato di no, non hanno rispettato la Costituzione perché non c'è più la democrazia. È morta la democrazia nel paese che l'ha creato e questa è una morte globale, lo dovete capire tutti. Che non abbiamo più la democrazia, prima di tutto allora dobbiamo lottare per la democrazia di nuovo, per poter salvare le nostre vite e sopravvivere come nazione. Un anno fa, 1,5 milioni eravamo per le strade per proteggere la nostra storia. Sto tenendo Alessandro Magno, il re dei greci, il re di Macedonia. Macedonia è greca e c'è solamente una Macedonia, questa è la Greca. Però hanno venduto pure la nostra storia. Hanno firmato contro la Costituzione e le leggi internazionali. Questo tradimento contro il popolo greco è la nostra storia. Sapete perché? Perché non vogliono che noi abbiamo una storia.
non vogliono che noi siamo orgogliosi di questa storia, non vogliono che ci diamo l'esempio di Alessandro. Alessandro aveva solamente 25 anni quando tutti gli hanno detto che è impossibile conquistare il mondo, e sapete che ha fatto? Ha conquistato il mondo e ha distrutto l'impossibile. Non c'è l'impossibile, questo vi voglio solamente dare come messaggio, però bisogna che lavoriamo uniti. Nessuno di noi da solo può riuscire a vincere questo mostro, solamente se siamo uniti ce la faremo. E vi dico, chiudendo, che il grande premio Nobel, un poeta greco, Odissea Selitis, aveva detto che se vai a disintegrerai la Grecia, trovi ulive, vite e una barca. Questo significa che con questi elementi puoi ricostruire la Grecia ancora, puoi ricostruire anche l'Italia, puoi ricostruire tutto il Mediterraneo. Il Mediterraneo ha la ricchezza e la forza. Loro hanno la nostra paura, che se noi ci risvegliamo e veniamo a essere consapevoli di questa forza, arriverà anche la loro fine. È arrivato il momento per la loro fine e insieme ce la faremo. Vi voglio tanto bene, mi avete conosciuto tanto, tornerò in Grecia e vi dirò, perché sono testimone, che l'Italia ha un grandissimo anima, e dall'Italia passa una nuova giornata per tutti i popoli scordi. In Italia si è nato il giorno della libertà. Grazie fratelli, grazie. Ringraziamo davvero la sorella Giorgia della Grecia, è stato davvero emozionante. Adesso permettetemi di esprimere la mia personale solidarietà a Mohamed Konaré, che è tra noi. Fare un applauso. Vai Mohamed. Buonasera a tutti. Ciao amico. Ciao. Io penso che i miei predecessori hanno già detto l'essenziale. Vorrei solo fare una piccola riflessione con voi. La storia ci ha insegnato che la violenza va sempre combattuta contro con la non violenza. Grandi uomini come Gandhi hanno sconfitto l'impero inglese. Ricordiamo la marcia di Selma, dove Martin Luther King era uscita a mettere bianchi e neri assieme, hanno conquistato i diritti civili. Noi qui oggi siamo riuniti contro un potere malvagio, un potere violento, e questo potere va combattuto con la cultura. Bravo, bravo, bravo. Io spero che quello che stiamo facendo qui oggi è solo il primo passo verso un percorso, forse in salita, però come diceva Mao, sconfitta dopo sconfitta, fino alla vittoria. Bravo! Ringrazio tutti per il vostro sostegno, grazie mille. Grazie a Mohamed. Molti di noi hanno condiviso le sue battaglie, hanno partecipato alle sue manifestazioni contro la trappola ideologica dell'accoglienza a tutti i costi, che si traduce in emarginazione per chi viene, in ricatto, in sfruttamento, perché uno Stato che non può spendere nemmeno per gli italiani, per gli ospedali, per le scuole, come può fare accoglienza e parlare di integrazione? Quindi contro l'inganno del migrazionismo di massa siamo anche qui per questo, ma non accettiamo assolutamente di essere bollati ovviamente come razzisti, come cerca di fare il sistema.